Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Questo è il Corriere della Sera del 21 marzo 2008. Corriere della Sera del 21 marzo 2008. Guardate che bella notizia. Scuola Holden, 8 scrittori per un giorno perfetto. Probabilmente voi sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, che Alessandro Baricco è stato molto fortunato come scrittore, non tanto bravo. Io i suoi romanzi, disgraziatamente, li ho letti tutti e vi posso dire che non hanno suscitato in me nessun interesse, però audaces fortuna iuvat. È stato fortunato, gli è andata bene. Poi a un certo punto però si vede che la sua creatività è scemata e si è buttato sul business, sugli affari, ha fondato, mi pare a Torino, una bella scuola di scrittura creativa chiamata Scuola Holden. Pensate, scrittura creativa, come se non bastasse quello che ci viene insegnato nelle elementari, nelle medie inferiori, nelle medie superiori e anche all'università, per chi ci va, perché all'università ci sono le facoltà umanistiche di materie letterarie moderne, materie letterarie antiche, come se non bastasse questo, ci vuole anche una bella scuola di scrittura creativa. Ovviamente le scuole di scrittura creativa in Italia pullulano come i funghi dopo la pioggia. Quando uno non sa che mestiere fa, apre una bella scuola di scrittura creativa. E quindi anche Baricco, scemata la sua creatività, si è riciclato fondando questa scuola di scrittura creativa dove a pagamento si va ad imparare a scrivere i romanzi. Scuola di scrittura creativa. Non potete immaginare quante ne sono sorte in Italia negli ultimi anni. Quasi quasi ci sono più scuole di scrittura creativa che case editrici. Ovviamente il discorso sulle case editrici si fa molto complesso e quasi drammatico, perché il 98% o forse il 99% delle case editrici sono case editrici che pubblicano a pagamento. In pratica il 95% dei libri che vengono portati nelle librerie sono stati pagati dall'autore, perché la selezione è pressoché impossibile. È più facile vincere la lotteria di Capodanno che non pubblicare un romanzo presso una casa editrice, come si dice, di quelle non a pagamento, case editrici a rischio d'impresa. E quindi oggi questi giovani sono invitati a partecipare alle scuole di scrittura creativa. E cosa ha inventato ancora il nostro Alessandro Baricco, che ha perso la creatività narrativa, ma gli si è sviluppata molto bene la creatività nel business? Che cosa ha inventato? Ha inventato il giorno perfetto. E io vi do qua, per chi non lo sapesse, vi do informazione che esiste questo giorno perfetto, il quale sarà sabato 26 aprile 2008. Pensate, gli faccio la pubblicità a Alessandro Baricco. Sabato 26 aprile 2008 a Torino. Qua c'è anche il numero di telefono per chi vuol partecipare. È 011 Torino 011 66 32 812. Se volete lo potete ingrandire, lo vedete qua. C'è un piccolo neo. C'è una selezione perché i partecipanti potranno essere solo 135, però si dovranno pagare 120 euro più le spese di viaggio, e possiamo concludere che questo è davvero un giorno perfetto. Ma per chi? È un giorno perfetto per il nostro Alessandro Baricco, il quale, vista scemare
la creatività, si è dedicato al business. E oggi quello dell'editoria a pagamento delle scuole creative è diventato un meraviglioso business per tutti i giovani che vogliono seguire la strada della scrittura, senza ricordare che già nell'antichità si diceva littere non dant panem, tranne che ai pochi fortunati che attraverso le strade giuste sono riusciti a pubblicare presso case editrici importanti. Vi potrei fare mille nomi di persone che sono riuscite a pubblicare solo per via delle loro amicizie. Ovviamente c'è chi nasce fortunato e chi non nasce fortunato. Beh, io vi dico, vi ho dato notizia di questo Perfect Day. Ovviamente non vi invito mica ad andarci, che sia chiaro, non vi invito ad andarci, perché non avete nulla da imparare in questo Perfect Day. È meglio che questo Perfect Day ve lo passiate a casa vostra, semmai leggendo un buon romanzo. Beh, cari amici, Serafino Massoni vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.